Codacons, invece, con lei, avvocato, presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Per cortesia, oggi nella prima parte anche lei, adesso magari se vuole mi ripeterà, abbiamo fatto un accenno a una delle notizie forti di oggi, il racket del caro estinto, che è una vergogna, lei era lì con noi, perché ho chiamato lei? Perché lei purtroppo ha denunciato e denuncia da anni questo scandalo, cioè ospedali, in alcuni ospedali d'Italia, oggi è Bologna ma d'Italia, gli infermieri addetti a... diciamo così al reparto, come si può dire? Io faccio fatica a parlare di morte, la camera mortuaria, ecco, oppure là. Comunque dove sì, sono camera mortuaria, fin di vita, sì, sì. Praticamente il racket, no? Con le, sì. Avevano sì. L'accordo con le agenzie di pompe funebri per portare il lavoro e beccavano tra i 200 e i 350 euro a servizio. Intanto poi mi dice per favore un reato del genere, cosa dice la legge? Lei è avvocato, cosa rischiano sì. Questi no, signori, allora, sempre che sia vero? La regione, ripeto, è tenuta ad impedire questo, che è vietato, questo del racket, ovviamente, tanto più che è una violenza privata fortissima sulle spalle di persone che sono in stato di debolezza, quindi c'è un aggravante, perché un abuso su persone in condizioni di debolezza, quando muore un parente, la persona che sta lì non è in grado di capire quello che succede, e se uno con modi affabili gli va vicino e gli dice guardi, pensiamo a tutto noi, non si preoccupi, firmi qui, è molto probabile che firmi. Quindi il responsabile però è la regione, il comune, perché loro devono vigilare e stare, mandare sempre una persona fissa lì a guardare che questo non succeda. Non è vietato entrare proprio a questi traffichini nelle camere mortuarie. Se ne fregano, stanno fuori, aspettano al varco. È una situazione. Ma in questo caso sembra che le agenzie funebri avessero fatto un accordo con gli infermieri. Degli ospedali, e lo fanno, ecco, adesso mi dice proprio questo, ai quali davano dei soldi, sganciavano dei fondi, perché questi portassero alle agenzie funebri l'affare, il business. Esatto. Ecco. Questo avviene in tutta Italia. Allora, cosa succede a questi signori intanto? Alcuni comuni dove ci sono i controlli efficienti, quindi la responsabilità, come al solito, è chi deve controllare. Allora, lei ha fatto un'inchiesta come Codacons, mi dà un'idea, sotto inchiesta della nostra trasmissione, un'idea, però velocemente, perché sennò non posso fare rigopiano e ci tengo tantissimo. Vada, Rienzi. Sono i prezzi che vengono praticati con questo sistema truffaldino, sono dal 30% al 100% in più di quelli giusti. Solo dove c'è l'agenzia funebre del comune che viene chiamata e c'è l'obbligo di mettere un cartello nelle camere mortuarie in cui si dice dov'è l'agenzia funebre, il numero di telefono e quant'altro, e solo dove viene controllata la camera mortuaria e non vengono fatti entrare questi galoppini delinquenti che fanno questa violenza privata aggravata, e quindi il concorso con questi qui, il reato lo commettono anche quelli che non controllano, come al solito, quindi c'è un'omissione e un concorso per omissione di regione e comune. Allora, questa volta è successo a Bologna, succede in tutta Italia, però dire tutti colpevoli, nessun colpevole, non è così. È vero che secondo i conti del Codacons in Italia c'è un business, c'è un lavoro, c'è un giro di soldi di circa 3 miliardi e mezzo? Questo è quello che si è riuscito ad accertare. Immaginiamo che nella realtà sarà almeno il doppio. Quindi il problema è sempre di chi si trova in queste situazioni, deve avere la forza di affidare questo problema, che è grosso, a una persona estranea alla famiglia, che tiene gli occhi aperti e non si fa fregare, e non è in quello stato di debolezza estrema e di fragilità in cui si trova il parente del deceduto. Grazie Codacons, grazie avvocato, un saluto.